non è un film, anzi, potrebbe esserlo. Una storia vera, passionale, che racconta l'amore a tratti platonico tra Firenze e la sua musa ispiratrice, la cultura. Controversa, difficile ma sponsale, una storia che attraversa i secoli e che dal 6 al 12 novembre proveremo a raccontarvi tramite gli occhi del domani. Dedicare un festival a Lorenzo il Magnifico è un'intuizione lodevole. Lorenzo, il più celebre dei membri della dinastia Medicea, fu un personaggio che condensava in sé una serie di virtù, di carismi straordinari, politico, geniale, grande mecenate, artista egli stesso. È un grande onore, un grande piacere poter aprire le porte di Villa Medici al Festival Il Magnifico, soprattutto per dare largo ai giovani. La scorsa edizione del Festival ha avuto molto successo e ciò è stato possibile grazie al nostro staff che ha lavorato in modo attento e coeso. Insieme salteremo nel passato per raccogliere vicende, aneddoti, scelte che hanno segnato per sempre la nostra città, visitandone le strade, i luoghi simbolici e premiando il talento dei giovani che hanno raccolto questa eredità, con il fine più alto di scrivere una nuova pagina chiamata Futuro. Harris Bar è molto lieto di aver aperto le porte a questo festival, il Magnifico. D'altronde viviamo immersi nell'arte ed è giusto dare spazio con questa iniziativa, ancor più perché è realizzata da un giovane e per i giovani. Nessuno, nessuna sarà una comparsa, questa è la nostra promessa. Signori e signore, ecco a voi la seconda edizione del Festival Il Magnifico.